Benvenuto al programma di oggi. Insieme a Kabbalah eravamo in giardino a osservare tutte le novità. Un piccolo giardino, quasi selvaggio. In questo periodo, inizio giugno, ci sono diversi fiori che si manifestano. C'è un arbusto di gelsomino selvatico pieno di fiori, che emana un profumo intenso e gradevole. C'è l'elicriso in fiore che emana il suo profumo. Fa venire nostalgia della Sardegna. Chiunque ha visitato la Sardegna rammenta questo profumo. Poi ci sono le rose con il loro profumo. Anche delle ninfee bianche e rose si sono aperte. Queste ninfee non eccellono per il loro profumo, ma per la loro bellezza. I fiori di lotto, invece, sono molto in ritardo quest'anno. Da non dimenticare il profumo straordinario e delizioso che ci viene dato dal rosmarino, dalla menta, dal basilico e dalla salvia. Ti starai ora chiedendo perché ti parlo di tutti questi profumi in questa sequenza di brevi programmi di meditazione. Il nostro essere è collegato al mondo tramite la percezione sensoriale. Quando seguiamo una percezione sensoriale fino al suo punto più delicato, arriviamo alla nostra pura consapevolezza. Prova una volta. Prendi un po' di rosmarino, oppure un po' di basilico o altro. Chiudi gli occhi e aspira questo profumo. Puoi usare così un profumo come fosse un mantra per aprirti al tuo spazio interiore. Quello che io ti auguro di tutto cuore è che tu possa riconoscere la bellezza, la grandezza e la forza della tua natura interiore. Ti auguro che tu possa mettere in accordo il tuo sentire, pensare ed agire con la tua bontà fondamentale. Ti auguro che tu possa avere una totale fiducia nella tua bontà fondamentale. Ti auguro molto amore e che tu possa imparare ad inebriarti del tuo stesso essere. Ti auguro che tu possa essere felice senza alcuna ragione. Ora facciamo una breve meditazione. Chiudi gli occhi, rilassati e poni ora l'attenzione sul tuo respiro, come l'aria entra e come l'aria esce, come l'aria entra e come l'aria esce. La meditazione ti porterà via via verso livelli di sempre maggiore silenzio.